bentornati a Cook Academy TV, puntata a tema perché qui vedo una zucca. Oggi entriamo nel mondo magico di Halloween e nel mondo magico della lievitazione e della panificazione. Allora, tutto pronto, non ci resta che intagliare questa meraviglia. E oggi entriamo nel mondo magico di Halloween. Prontissimi in questa puntata a scoprire il lato non solo tecnico ma anche quello creativo e personale grazie al nostro ospite di tutto quello che riguarda il mondo dei lievitati e della panificazione, Carlo Le Rose. Bentrovati. Grazie Carlo per essere in nostra compagnia. Carlo è un tecnico dimostratore, naturalmente nasce da lontano la tua professionalità, sei uno chef, ma qual è il tuo percorso? Sì, esattamente, io comunque ho fatto un percorso di gavetta negli anni dove ho intrapreso quella che poi era la mia passione nel mondo della cucina. Ho girato un po' anche sia all'estero e soprattutto in Italia, dove ho approfondito diciamo le mie esperienze. Da lì, hai avuto qualche mentore, qualche personaggio? Ho avuto delle figure molto che mi hanno inculcato l'idea e la professionalità, soprattutto quando ho vissuto la mia esperienza, direi quella più importante in Toscana, dove ho avuto la possibilità di immergermi al 100% in questo mondo. Un mondo veramente particolare dalle tante sfaccettature. Perché hai scelto questo mondo? Beh, ho scelto questo mondo perché venendo da un piccolo paesino della Calabria dove la cultura del cibo è veramente viscerale, mi ha dato la possibilità, poi avendo comunque delle origini anche di che vivevano questo, e allora da lì è partita un po', si è scaturita questa passione. E non mi sono fermato lì, ho deciso proprio di andare oltre e vivere l'esperienza e approfondirla in altre città, in altri paesi. E quindi è partito tutto dalla famiglia, se così vogliamo. Cosa significa quindi per te la panificazione e il mondo dei lievitati? Quali sono le sfide più grandi che hai dovuto affrontare? Allora, diciamo che sono partito un po' da quella che era la parte più apparente, perché mi soffermavo molto sull'estetica del piatto e curavo poco quella che era poi la ricerca dei prodotti. Da lì in poi ho cercato di fare un lavoro su me stesso, dove sono andato a gestire sia la mia persona caratterialmente e poi andare nel profondo degli aspetti, e ho cominciato a toccare con mano quelli che sono i lievitati, quelli che sono gli impasti, e avere da loro la massima espressione di quello che potessero comunque dare a me e poi trasmetterlo anche a chi poteva assaggiare, piuttosto che degustare i miei piatti e ad oggi il pane, piuttosto che tutta la parte dei lievitati e dolci da credenza, piuttosto che biscotteria e quant'altro. Quindi un'altissima preparazione, grandi tecnicismi, ma quando trasferisci comunque ai tuoi corsisti o comunque ai clienti delle aziende per cui fai queste dimostrazioni il tuo sapere, qual è la sensazione? Beh, la sensazione nasce sempre da un'emozione, perché comunque facendo tanti giri di parole, la cucina, se il mondo del cibo, la cucina, è una serie di emozioni che si vogliono trasmettere in quello che si fa e poi trasferirlo comunque alle persone che accolgono quello che hai preparato. Quindi racchiuderei tutto in una serie di emozioni, e poi io molte volte vado anche a visitare posti e anche i paesaggi piuttosto che le campagne mi aiutano a dedicarmi ancora di più in quello che è il piatto da creare, ecco. Quindi anche in questo caso il tema della puntata è Halloween, dolce Halloween, quindi sei stato ispirato da questa festa della tradizione? Sì, sono stato ispirato da questa festa della tradizione, ma poi cerco di portare sempre più vicino a me quello che è un qualsiasi cibo, quindi prendo l'idea e cerco di portarla in modo abbastanza importante vicino alla tradizione che poi io vivo. Quindi siamo curiosissimi di vedere quali saranno le preparazioni che realizzerai con Cristina Lunardini, ma
ad Halloween come ti travesti? Beh, a questo punto non mi presumo da zucca. Da potrebbe zucca. Essere un'idea, magari banale, ma è la cosa più ancora più curiosa. Andiamo a vedere le ricette che realizzerai con Cristina direttamente nelle nostre cucine. Carlo, benvenuto nella cucina di Cook Academy TV. Bentrovata. E siamo qui insieme oggi per festeggiare Halloween, dare delle proposte, delle idee e naturalmente oggi tutto con la zucca. Di solito è nella cucina, come contorno, come crema, come zucca, e invece oggi Carlo ci porta una ricetta, il pane alla zucca, alla forma di zucca. Descrivimi un attimo questa ricetta, cominciamo subito che facciamo vedere ai nostri telespettatori come si può realizzare. Sì, ho creato come la zucca come inserto appunto, e facendo una biga molto asciutta il giorno prima, facendola riposare in frigo, quindi farina, acqua e lievito molto velocemente. Quindi un preimpasto che si fa il giorno prima, che dà delle caratteristiche al pane, migliora la sua qualità. Certamente, certamente. Perché noi l'abbiamo già preparato. E a questo punto dobbiamo aggiungere gli altri ingredienti. Quali sono? Che caratteristiche devono avere? Allora, io aggiungerei come primo passaggio, appunto alla biga, la farina. E quindi, te la posso versare? Sì, grazie. Okay. La farina, il lievito. Si può aggiungere tranquillamente tutto insieme. E man mano aggiungiamo l'acqua. Io vedo qui altri ingredienti, il sale, l'olio, della polvere di zucca, sì, che quindi dal... Ma io potrei utilizzare la polpa della zucca? La polpa di zucca si può utilizzare facendo attenzione e andando a togliere una percentuale di acqua, perché comunque sappiamo che la zucca contiene anche una percentuale di acqua. Quindi abbiamo tutti gli ingredienti, noi per comodità facciamo vedere dentro ad una ciotola e si aggiunge un po' alla volta l'acqua, ma se avete un'impastatrice si può fare ugualmente con l'impastatrice. E quando andiamo ad aggiungere l'olio e il sale? Allora, la parte del sale la aggiungiamo subito dopo aver sciolto il lievito con dell'acqua, quindi in questo caso potrebbe essere già il momento adatto, e l'olio è l'ultima parte che aggiungiamo perché dà elasticità e dà lucentezza al nostro impasto. Quindi... Però io voglio sapere che tipo di farina devo utilizzare per ottenere un buon pane o anche una buona pizza, perché poi alla fine gli impasti sono simili, no? Certo. Che caratteristiche deve avere? Allora, in questo caso, per esempio, io ho utilizzato una farina con un V290, quindi parliamo di forza, con delle proteine 12.5. Questo ci aiuta ad avere un'elasticità e una struttura appunto all'impasto molto ideale per far sì che poi possa assorbire tanta acqua, che dopo andiamo a togliere nel momento in cui effettuiamo la cottura. Ok, quindi un impasto molto morbido, idratato, una farina che ti dà questa possibilità di ottenerla, che sia qui, e in questo caso abbiamo utilizzato una farina dove io faccio il pane, ma potrei fare anche una focaccia, è molto versatile, diciamo la verità. Certamente, è proprio quello che volevo spiegare, io ho utilizzato una farina che parte per essere ideale per la pizza, sì, e per la focaccia. Ho voluto adattarla per fare un pane stile ciabatta, e in questo caso con l'inserto della polvere di zucca e eventualmente anche della polpa, e quindi per far vedere, per far notare a casa che le farine basta leggere comunque l'etichetta, avere le giuste indicazioni e poi si possono adattare in base alle preparazioni che vogliamo. Così possiamo avere con un prodotto tanti, sì, tanti, fare tante ricette. Quando è bella, pronta, impastata, quanto tempo la facciamo riposare? E questo qui è un impasto che adesso deve, diciamo, riposare una mezz'oretta e per poi ottenere una massa. Facciamo vedere. Che facciamo vedere. Quindi adesso facciamo la cosa più bella, che facciamo vedere come si forma il pane a forma di zucca. Sì. Allora, io in questo caso vado a prendere la mia pagnotta, creo una piega, ne creo un'altra e vado a fare il cosiddetto piorlaggio della pallina. Quindi la tiri, facciamo, sì, la riportiamo come se fosse una palla. Certo. Perché questa potrebbe essere una pagnotta di pane che io potrei già mettere a lievitare. Sì, certamente. E come vedete ho creato uno spago alimentare dove con... Questo è il classico spago di cucina, sì, che abbiamo tutto per fare gli arrosti. In questo caso abbiamo fatto... Quanto hai fatto? 5 pezzettini? 6. E li vai a legare. Vado a legare. A questo punto la mettiamo a lievitare, no? Certo.
Allora, molte volte le persone mi chiedono quanto tempo. Io dico sempre, e correggimi se sbaglio perché tu sei l'esperto del pane in questo caso, fino a che l'impasto raddoppia. Perfettamente la cosa giusta, l'impasto deve raddoppiare e deve avere una struttura che vada in altezza e quindi che non, diciamo, termine tecnico, non collassi l'impasto. Quindi quando è bella lievitata la cuociamo, quanto tempo e in quale maniera? Allora, questo pane va, la cottura ideale è 230 in un forno partendo con una percentuale di umidità e per circa 20-25 minuti. Perfetto, e alla fine avremo questo bellissimo pane che poi è leggerissimo, quindi anche nel forno di casa al massimo della potenza, mi viene da dire, perché i forni di casa sono diversi rispetto a quelli professionali, però abbiamo questo bellissimo pane. Allora, io mentre questo lo voglio aprire, voglio vedere com'è, ma quali sono le richieste più mostruose che hai avuto dai tuoi clienti girando in giro per l'Italia e anche all'estero? Sì, le richieste più accattivanti sono state quelle di fare degli abbinamenti che per la maggiore sono dettati per il mondo del cibo sul salato, quindi un pomodoro e mozzarella in versione dolce, quindi tipo uno sviluppo di un dessert, pomodoro e mozzarella. E poi, oggi come oggi, l'esigenza del cliente di avere comunque il massimo dai propri prodotti, mi viene da dire anche col minimo sforzo, oggi come oggi. Quindi l'ottimizzazione dei tempi di lavoro, mi viene da dire, per i professionisti. E poi invece anche per chi è a livello amatoriale o per quelli che sono curiosi di realizzare cose che normalmente noi le pensiamo salate, magari invece devono essere dolci o viceversa. Quelle sono le esigenze un po' più, con le richieste più, che avanzano di più, quindi fare a casa qualcosa che per la maggiore si vede fare in un ristorante, un quindi laboratorio tecnico. Quindi diciamo che c'è anche la volontà di crescere da parte a livello amatoriale, di avere dei prodotti, in questo caso delle farine, che ti danno le stesse prestazioni per ottenere un prodotto che tu fai a casa, ma come se fosse realizzato da un professionista. Le richieste più esigenti oggi sono queste. Carlo, questo pane è bellissimo e soprattutto profumatissimo, voi non lo potete sentire ma ve lo garantisco, e che dire? Dovete provare e magari avete lo stesso risultato e anche meglio. E adesso un'altra ricetta, che dici? Secondo me a casa potete uscirci tranquillamente. Carlo, non possono mancare i biscotti di Halloween. Cosa mi hai fatto come ricetta? Sì, abbiamo proprio pensato a dei biscotti di Halloween un po', diciamo, creativi, chiamiamoli così. Visto creativi, che devi essere più frizzante, siamo ad Halloween. Puoi fare anche delle cose un po' scherzose. Sono biscotti con che cosa? Sono biscotti con scaglie di cioccolato e all'interno vado la un po' zucca. La zucca. Bene. Allora, ha portato una ricetta che ha mille usi perché me l'ha fatta vedere, è buonissima. Partiamo subito con tutti gli ingredienti. Dimmi come dobbiamo procedere, che ti aiuto. Sì, i primi ingredienti che andiamo a versare nella ciotola sono gli zuccheri, quindi lo zucchero di canna, lo zucchero grezzo e lo zucchero bianco. Ma perché utilizzi tre tipi di zuccheri? Per dare la possibilità comunque a... Intanto diamo dolcezza all'impasto, aggiungiamo anche il burro. E creiamo un pastello. Allora, io dico sempre che quando si fanno le ricette tutti gli ingredienti devono essere a temperatura ambiente. Certo. Ho detto giusto? Giustissimo. Ecco. Giustissimo. E utilizzare, anche nelle ricette normali, se si cambia tipo di zucchero, le quantità sono sempre uguali, danno un po' più di croccantezza. Certo. Cosa dici? Sì, danno croccantezza e poi lo zucchero integrale non si fonde totalmente, dà una certa lucentezza l'impasto. E poi quando lo mangi fa quel crunch. Sì, fa quel crunch che piace, oggi come oggi va sia di moda ma poi piace. Sì, perché quando le cose sono scrocchiarelle ci piacciono. Devi tornare perché a proposito di scrocchiarelle devi farmi tante di quelle cose. Bene, ti voglio di nuovo come ospite. Volentieri, lo faccio con piacere. Ok, quindi zuccheri e burro. Poi come andiamo? Poi aggiungiamo il sale.
pizzico di sale. Sì, pizzico di sale e bicarbonato. Ok. In questo caso tu ti sei ispirato a quelli che sono i cookies americani, mi viene da dire, perché vedo il bicarbonato e soprattutto, diciamo che è una festa che è diventata nostra, però ce la siamo portata dagli Stati Uniti, Halloween. Certamente, l'abbinata è stata proprio pensata. Oggi in Italia le feste, le tradizioni, le ricorrenze sono, diciamo, sono di casa. E noi siamo stati bravi a portarci in Italia anche questa festa e questa ricorrenza americana, e ho voluto abbinare quindi la zucca a un biscotto. E anche perché noi quando si tratta di festeggiare ci siamo sempre. E soprattutto abbiamo sempre, per ogni ricorrenza, per ogni festa, se ci pensiamo, abbiamo un piatto, un dolce, un qualche cosa che rappresenta quella festa. Certo. Quindi in questo caso noi abbiamo creato questi biscotti. Ti posso tagliare il cioccolato? Certo, successivamente aggiungo la farina e subito dopo aggiungiamo il cioccolato a scaglie. Ok, quindi possiamo prenderlo a gocce, ma va benissimo anche il pezzettone di cioccolato. Anzi, a me piace di più, perché così quando poi li vai a mangiare li lascio un po' grossolani, trovo quel pezzettone di cioccolato. Direi è l'idea proprio che ho pensato io è stata proprio quella di lasciare la scaglia per avere un morso comunque e dare ancora più croccantezza a quello che è poi il biscotto stesso. Ok, quindi io questo biscotto lo potrei cambiare, invece del cioccolato mettere le mandorle, le nocciole, quindi dargli anche gusti diversi, no? Certamente l'inserto è a piacimento, quindi a casa si può tranquillamente utilizzare anche delle paste di pistacchio, paste di nocciola, quindi lì dopo... Allora, tu hai detto giusto, lui ha parlato di inserto, sarebbe il gusto. E così chi ci segue a casa abbiamo anche siamo più semplici nello spiegare. Qui abbiamo una polvere di zucca, però se volete usare la purea di zucca, quindi una zucca cotta e passata, invece di usare due uova ne usate una e mettete un 100 g di polpa di zucca. La posso aggiungere, sì, questa? Sì, grazie. I professionisti preferiscono utilizzare le polveri perché così hanno sempre una ricetta bilanciata. Ma noi a casa ricordatevi che poi le cose le possiamo sostituire senza grandi problemi. Possiamo aggiungere il cioccolato. Ok, vado con il cioccolato. Grazie. Guarda, belli pezzettoni. E come ultimo passaggio aggiungiamo le uova. Ok, e naturalmente questo impasto io lo posso fare anche in planetaria, in impastatrice se uno ce l'ha, se no continuiamo a miscelare fino a che diventa bello liscio. E io so, vedo che tu me l'hai portato, il prodotto finito, perché come tutti gli impasti, se riposano un pochettino è meglio, vero? Certamente, il consiglio è quello di avere un impasto fatto il giorno precedente e farlo riposare tutta la notte a 5 gradi. Ah, quindi tu dici addirittura un giorno prima, quindi io lo posso preparare anche uno o due giorni, mi posso anticipare. Il mio consiglio a casa è proprio questo, di farlo il giorno prima per dargli un riposo importante. Perfetto, quando abbiamo l'impasto pronto, come facciamo? Abbiamo questo impasto pronto, come vedete, molto liscio, riposato. Andiamo a creare delle palline. Beh, lui li ha fatti belli voluminosi perché noi nelle nostre porzioni siamo sempre abbondanti. E cottura? Cottura, parliamo di un forno statico, 175 gradi per circa 20-25 minuti. Quindi forno di casa, 175-20-25. Quindi abbiamo creato una pallina e poi schiacciamo. Ok. Alla fine di tutto questo noi avremo questi bellissimi biscotti, eccoli qua. A questo punto, Carlo, io ti chiederei poi di fare la cosa più sfiziosa, la decorazione. Vanno benissimo così, però dai, io li voglio decorati, voglio una faccina possibilmente mostruosa, una bella farcitura, perché abbiamo questo bellissimo biscotto. Vai. Come dicevamo appunto, io il biscotto è la festa dei bambini, quindi ci piace scherzare, ma ho pensato anche a un dolce a un fine pasto. Quindi la mia decorazione è anche dovuta a un'attenzione anche a quelli più adulti, a un pubblico più adulto. Quindi vado a creare un mascarpone alla zucca. Ah, quindi mascarpone. Sì. A noi ci piace tanto. Questi sono quelli seri, sì, vero? Sì. E invece fammene uno meno serio. Qui abbiamo un gel al limone.
Naturalmente uno può usare anche un po' di panna, una crema, oppure il mascarpone colorandolo in maniera diversa. Certo. Questo diventa veramente un dessert. Sì, ho pensato appunto a creare un qualcosa di più. Quindi, e i bambini li mandiamo in giro a fare dolcetto scherzetto, magari, guarda, Carlo mi ha portato questa bellissima confezione di biscotti dentro. Questo è proprio anche l'idea del regalo. E magari vicino una bella bottiglia di vino. Direi proprio di sì. Allora, adesso ci prepariamo, poi vedrete. E insieme alla nostra dottoressa Sara Biondi andremo a analizzare quelli che sono comunque gli aspetti, le caratteristiche delle lievitazioni della panificazione. Dottoressa, la differenza tra lievito madre e lievito di birra qual è? Allora, sono lieviti differenti, fanno lo stesso lavoro però lo fanno in maniera differente. L'elemento più importante è saperli lavorare, perché in casa se non si è degli esperti si rischia di perdere tutta l'acidità e allora diventa molto più comodo il lievito di birra, un prodotto che riesco a controllare maggiormente. L'elemento principale è appunto saper controllare, quindi essere esperti, calibrare degli aspetti che in ambito tecnico è molto facile gestire. In ambito casalingo è molto facile non gestire, quindi un pochino puoi perdersi. Quindi è fondamentale anche ascoltare i consigli dei nostri chef, dei nostri ospiti. Assolutamente. In più, tantissime persone sono convinte che facendo il prodotto a casa riescano a controllare meglio la digestione. Invece purtroppo a volte facendo il prodotto a casa e non controllando i parametri come acidità, idratazione e mantenimento di quelle che sono le condizioni standard a cui vuole stare il lievito, amplifico questa componente. Quindi invece che essere più digeribile il prodotto, mi risulta un pochino più difficile da digerire, quindi più pesante. Ecco, quindi attenzione a come si gestisce la lievitazione. Sì. Ma per quanto riguarda le farine, come scegliamo una buona farina per le nostre preparazioni o comunque la farina giusta? Allora, le farine non sono tutte uguali. È bene scegliere farine che siano certificate, nate appositamente per esempio prodotti di pasticceria, piuttosto che per pane stile ciabatta, piuttosto che per pizza, perché queste differenze che al tatto non si sentono, alla fine nel prodotto finito fanno la differenza. Quindi affidarsi a chi in realtà le ha selezionate e che è del mestiere. Un'altra cosa importante quando noi facciamo magari una bella buffata per Halloween tra pagnotte e biscotti è la giusta idratazione. Esatto. Come sottolineiamo sempre, perché è importantissima. Sì, perché il prodotto è a base di farina e che lievita e che andrà in forno e quindi si asciuga, in digestione chiamerà tanta acqua. Da un lato questa acqua rallenterà la digestione, che è essenziale per aumentare il senso di sazietà, è particolarmente appagante nel senso di morso, infatti ciò che viene masticato è molto più appagante di ciò che viene non masticato e allo stesso tempo richiederà un impegno intestinale, quindi ricordiamoci sempre che quello che mangiamo che risulta secco, asciutto fuori, all'interno del nostro corpo prenderà volume e tante volte non mi sento appesantito perché il prodotto non è lievitato accuratamente, ma mi sento appesantito perché ne ho mangiato semplicemente troppo. Ah, ecco, allora noi ci idratiamo. Assolutamente. Prima di portarci a casa e le preparazioni che ci regaleranno Cristina e Carlo Le Rose, da cosa si travestirà la nostra dottoressa la serata di Halloween? Allora, non so se è più inquietante travestirmi da bilancia pesa persone o da dietologa. Sicuramente uno di questi due ambiti genera terrore. Chissà. E non vorrete mica brindare senza di me? Certo, siamo pronti. Vai, io stappa. Io mi associo comunque all'idea di Carlo Le Rose, che è stato ospite in questa nostra puntata dedicata ad Halloween, al fatto di dedicare a tutti i nostri amici una bella cena per Halloween, mentre i bambini sono per strada a fare dolcetto e scherzetto. E quindi noi diamo un bel brindisi. Diamo... Io sono curiosa di sapere come si travestirà Carlo ad Halloween. Sono, mi cogli impreparato, ma proverò ad essere una vera ci zucca. Ci penserà. Cristina, da cosa ti travestirai? Io da strega malefica. Bellissimo, Cin. Buon Halloween a tutti! Pronti in questa puntata a scoprire... Ce la posso fare oggi, ragazzi?
Non è pagnotta, è pane. Ciao ciao Lulu. Ok. E... Oh. Ah, ma fai così e vado via. Come mi vuoi?